Ehi, ciao a tutti, com'è? Come potete vedere non siamo più al freddo nelle Ande, ora siamo nella costa, precisamente a Montagnita. E stavamo camminando per i monti, ci siamo guardati e abbiamo detto: ma veramente vogliamo continuare a sentire freddo? E la risposta è stata no, e quindi abbiamo fatto un cambio di rotta improvviso. Fortunatamente viaggiare ti dà anche questa libertà di cambiare da ogni minuto la destinazione dove vuoi andare. E finalmente siamo in spiaggia, siamo al mare, e anche se in realtà questa settimana passata non è stata poi così semplice come ci aspettavamo. Avevamo programmi di suonare, avevamo fatto programmi, ma e è successo che abbiamo ci ha preso la malattia del viaggiatore. Siamo stati malissimo per 4-5 giorni, ma veramente male. Ci ha preso il cagotto e avevamo appena le forze di andare fino in spiaggia a fare una camminata e poi di corsa verso l'ostello di nuovo al bagno. E fortunatamente adesso stiamo meglio. Eppure Lara ce l'aveva detto che ci avrebbe preso la diarrea. Ciao Lara, avevi ragione. Io però terco come un mulo, e non mi sono portato niente da casa, anche perché comunque tra me pensavo, sono stato in sud-est asiatico, nelle Filippine, in Thailandia, e anche lì dicevano che mi sarei ammalato e non è mai successo niente, ed invece qua in Sud America è successo. Anche Samu è stato leggermente meglio di me, è stato malissimo, però adesso dai, si sta meglio. E l'Ecuador comunque, al di là di tutto, ce lo stiamo godendo molto 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 bello, bellissima natura, anche se in realtà personalmente a volte mi sembra che è tutto troppo simile a ciò che mi immaginavo. Non c'è stato ancora l'effetto sorpresa per me, è stato tutto troppo scritto, non so come dire, come tutto troppo come l'idea che avevo io dell'Ecuador prima che venissi qua. Non che sia una cosa brutta, però è come, non so se mi è capitata, a me mi è capitato spesso in passato, e sono sicuro che vi è capitato anche voi, a meno che non giocate ai videogiochi 24 ore su 24, che a volte vi sembra di essere dentro un film, un palcoscenico, dove anche tutte le persone intorno a voi, anche del vostro paese, è come se non che recitassero, poi come se fossero dei personaggi messi lì apposta per riempire il palco, per riempire la vostra storia, come se fosse appunto dentro una storia. Ed è capitato spesso a me in passato, ho molti esempi da fare, ve ne faccio uno per esempio veloce. Quando sono tornato dalla Nuova Zelanda, una mia amica ha scritto su Facebook: ehi, mia madre sta rinnovando casa, mi servirebbero dei giornali da bianco e nero tutto il mondo, così mia madre può tappezzare le pareti di quei giornali in bianco e nero, e per favore inviatemi. Io certo sono andato in edicola, li ho comprati, poi sono andato alla posta e ho detto che volevo spedire il pacco in Ungheria, e dopo una breve conversazione burocratica con l'omina della posta gli ho chiesto ma quanto ci vuole per far arrivare il pacco in Ungheria, e lei mi rispose: non ti preoccupare, la tua amica riceverà il pacco entro una settimana. E lì io gli ho sgranato gli occhi, perché uno, non ho mai parlato di amici mai detto di aver voler inviare il pacco a un amico, e due, mai detto che era una donna. E lì istantaneamente ho capito, mi sono detto: cazzo, sto vivendo una storia e questi sono tutti personaggi e qualcuno mi sta guardando. Adesso, indipendentemente da questo, ciò che voglio dire è che sì, ci stiamo godendo, ma l'Ecuador, ma per me perlomeno, non c'è ancora quell'effetto sorpresa che dici: ah, questo non me l'aspettavo. E, a parte il cagotto, e quindi e questa è una cosa che negli anni viaggiando mi ha portato molto, sì, i primi anni che viaggiavo era sempre un po' una sorpresa, poi con gli anni viaggiando è una cosa che lo sento sempre di più, e quindi per me è stato forzato il viaggio interiore, che dal viaggio fisico si tramutasse in viaggio interiore. E
ed è veramente, ho capito che è veramente l'unica cosa che non mi sorprende mai, il capire me stesso, capire qualcosa di nuovo di me stesso, qualcosa, e lo scoprire, sì, il viaggio dentro è sempre qualcosa di più sorprendente rispetto a ciò che vedo fuori. E però indubbiamente non sto dicendo che non mi sto godendo il viaggio, anzi Perù, l'Ecuador è bellissimo, io già penso al futuro, penso di andare in Perù. E niente, quindi non so, fate... cosa sta facendo? E voi che ne pensate? Fatecelo sapere sui commenti. Esatto, fateci sapere se anche voi vi è mai capitato di sentirvi dentro un film o dentro una scena, una storia. A me il viaggio mi sta facendo benissimo. Sì, no, ma pure a me. E penso che non sia necessario viaggiare per scoprire te stesso, ecco. Fatecelo sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere cosa ne pensate. Samu non è d'accordo con me. Hasta luego. Vabbè, alla prossima. Mi raccomando.